Siamo qui allo showroom dell'Aran Silvi con i ragazzi del secondo anno dell'Istituto Tecnologico del Legno. Questa è una scuola che dovrebbe preparare i ragazzi a progettare tutte queste cose belle che stiamo vedendo. L'Aran ci sta aiutando, ci sta supportando nella preparazione di questi ragazzi e facendogli conoscere tutto quello che c'è dietro il design, la progettazione, la realizzazione di una cucina. Spesso siamo ospiti, loro ospiti, veniamo qui a vedere le loro realizzazioni cercando di imparare tutte quelle cose che servono appunto nel loro corso di studi per arrivare con l'obiettivo di formare dei ragazzi che sappiano ben progettare e realizzare delle cucine. Questa è una scuola ad alta probabilità di occupazione, in quanto il territorio di Atri, di Pineto, è uno dei tre poli più importanti in Italia per la produzione delle cucine e dei mobili in generale. Abbiamo circa 400-500 addetti nel settore e ovviamente le possibilità occupazionali sono molto molto elevate. Questa scuola preparerà questi ragazzi e molti di loro, io mi auguro tutti quanti, troveranno occupazione nelle nostre aziende. Credo che sia una parte fondamentale e non ci accontenteremo più del semplice uomo della strada, ma vorremmo delle persone formate e ben addentrate nell'azienda. No, lodevole l'iniziativa. Come può questa scuola è sicuramente tentare di stringere questo connubio con noi, le nostre aziende, non solo la LAS, ma anche altre aziende del territorio, anche importanti, e quindi tentare di stringere veramente questo connubio in modo propositivo. Nei prossimi mesi metteremo su un piccolo reparto dove questi ragazzi stileremo un numero di bisogni per la LAS, dove cominceremo a far lavorare attraverso delle persone già formate in LAS e quindi metteremo in grado di usare gli strumenti di lavoro di questa azienda. Cercare di farli integrare nel più breve tempo possibile con una cultura aziendalista all'avanguardia. Thank you.
Palma è nato 5 anni fa ed è stato riconosciuto dalla Regione Abruzzo. Noi oggi possiamo vantare di rappresentare il 5° dominio per i finanziamenti a livello europeo e il titolo è Moda Design. Il polo racchiude circa 54 aziende, oltre 1000 dipendenti e fra queste alcune aziende di importanza internazionale. Puntiamo molto sui prossimi anni e sull'innovazione. Stiamo lavorando su questo. La formazione è un elemento essenziale, non possiamo andare avanti senza avere dei collaboratori, del personale altamente qualificato. Penso che sia un'ottima idea, noi abbiamo accolto questa iniziativa partita dal nostro socio facente parte del Polo Palm, Cleto Pallini, e quindi abbiamo favorito e sponsorizzato l'idea. Non aspettiamo altro che questa scuola arrivi a portare fuori dei diplomati e per poter accoglierli nelle nostre aziende. Ma dal punto di vista strategico direi più operativo che strategico, perché noi dobbiamo, adesso si parla della nuova industria 4.0, quindi i nostri tecnici devono essere all'avanguardia e devono saper conoscere le macchine e la robotica. Ma la scuola deve stare in linea con quelle che sono le esigenze aziendali, noi dobbiamo essere competitivi, innovativi e stare al passo coi tempi. Qualche volta, soprattutto a livello industriale, abbiamo avuto qualche difficoltà a reperire del personale qualificato, però diciamo questa iniziativa è lodevole e noi la favoriamo con molto piacere. Ma noi dobbiamo in un certo senso lavorare verso l'estero. Verso l'estero i mercati sono ampi e dobbiamo essere competitivi. Se riusciamo ad esserlo, benvengano questi ragazzi, quindi benvenga l'aumento della produzione e della competitività. Quindi già questa mattina io ho fatto delle richieste alla scuola per avere del personale qualificato e io sono molto fiducioso. In questo momento non posso essere molto preciso perché ci sono delle aziende che hanno avuto un grande successo e delle aziende che purtroppo hanno ridotto gli organici. Quanto prima faremo una valutazione sull'insieme delle nostre aziende. Boss.